Sì, grazie Presidente. Io, come dire, resto un attimino perplessa di fronte a la ricostruzione dell'evento che ho sentito ora, laddove ci troviamo di fronte a una strage, perché tale fu, ampiamente riconosciuta già dal 2004 e ampiamente inserita nel novero, se possiamo dire, degli eventi tristi, tragici e deprecabili della nostra storia nazionale. Quindi mi lascia molto perplesso, no, il fatto che come dire, si è voluto dedicare un qualcosa, un qualcuno alla memoria, ovviamente, proprio in occasione della ricorrenza della giornata del ricordo, quando invece questa tragedia avrebbe dovuto far parte di un patrimonio comune nazionale di cui tutti ci dobbiamo sentire partecipi. Una pagina della storia strappata, direi, ai libri di storia, volutamente strappata ai libri di storia e lasciata probabilmente in maniera voluta nel dimenticatoio, ma una pagina di storia che deve prima di tutto insegnare, deve insegnare che questi eventi non si devono più ripetere, di qualsiasi colore o a qualsiasi ideologia appartengono, tant'è che proprio questa vicenda delle foibe è stata in qualche modo ricondotta all'ambito della ideologia, quando invece a fronte di avvenimenti tragici l'ideologia deve cedere il posto alla pietà umana. E nel caso specifico della persona che oggi si vuole ricordare, beh, la storia di questa persona è una storia veramente tragica, una storia che ci viene tramandata prima ancora che dai libri di storia, ci è stata tramandata dagli esuli che hanno vissuto sulla loro pelle, da quelli che sono sopravvissuti a questo che possiamo definire tranquillamente un eccidio, ma nella logica delle storture storiche, perché si tratta anche questa di una stortura storica, ognuno deve avere la propria dignità. Quindi è proprio in quest'ottica, al di là delle ideologie e al di là dei facili, delle facili strumentalizzazioni, è la pietà umana che deve portarci a prendere delle posizioni. E non sono d'accordo che i professori cancellano certi argomenti dal loro messaggio educativo e dalla prassi didattica, perché nonostante tutto, nonostante quello che si vuole credere, si vuole far passare, quando un professore entra in classe e lascia fuori dalla porta della propria aula le proprie convinzioni politiche, e in questo caso non si tratta di convinzioni politiche, ma si tratta di riconoscere una pagina, dicevo, una pagina storica in un territorio che da sempre, dall'indomani della caduta dell'Impero Romano d'Occidente, è diventata terra di conquista e terra di strumentalizzazioni. Quindi in questo senso noi dobbiamo ricordare quell'evento e in questo senso dobbiamo trasmettere e far tesoro che certi fatti, di qualunque colore siano, non debbano più ripetersi. Grazie.